a tutti ragazzi, io sono Giacomo e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove parlerò del Perugia contro la Pro Vercelli che ha perso per 5-1, insomma, con una rete di Belmonte e poi le altre non lo so perché hanno fatto 5 gol, non è che gli ha fatto 1, 2, 3. Che dire, un Perugia spento, un Perugia senza gioco, un Perugia che non ha forze sulle gambe, cioè insomma un Perugia senza risorse, anche se ho visto che il Perugia quando aveva pareggiato sembrava che volesse rimontare la partita, ma poi ha mollato per l'espulsione di un giocatore croato del Perugia al 45esimo. Che dire, deluso di questa partita, molto deluso, spero che il Perugia si riprenda, anche se penso che, non so che, cioè io penso che il Perugia dovrà cambiare mentalità e forza, perché così non si può andare avanti, perché su ogni partita dopo riperde, 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 quindi che dire. Poi c'è stato il pareggio della Ternana, 3-3, che al primo tempo era in svantaggio per 1-0 contro la Cremonese, poi pareggia, poi fa 2-1 e poi 3-1. Al secondo tempo la Cremonese fa il secondo gol, stavo sul 3-2 e alla fine, non so, è un giocatore straniero, fa l'88esimo, fa il 3-3. Ma tanto già lo sapevo, sulla schedina già l'avevo messo poi. E niente. Lasciate un mi piace su questo video, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Simone Topino e bella a tutti ragazzi.